ma sei solo e devi solo fare affidamento sulle tue forze. Perché anche aspettando 2-3-4 ore il congelamento continuava a camminare. Non pensavamo che fosse così facile morire. Lassù nessuno può sentirti urlare. Dove siete? O forse sì. Lascia le bombole, torna giù! Più di 8.000 metri, 40 gradi sotto zero. Le forze se ne vanno. Una buca nel ghiaccio per restare aggrappati alla vita, poi il trionfo. Prima della vittoria eravamo un tipo di uomini e dopo la vittoria un altro tipo di uomini e un terzo tipo di uomini quando sono subentrati in mass media. Il K2, 8.616 metri di roccia e ghiaccio. Nessuno negli anni 50 poteva immaginare che gli italiani avrebbero conquistato quella vetta. Era un sogno difficile. Noi eravamo né informati né pensavamo noi di essere all'altezza di un'impresa del genere. Noi eravamo quasi quasi, direi, come Florianini, come da parte mia, come il Walter. Eravamo dei singoli rocciatori alpinisti, ci siamo trovati così, ma senza mai parlare di Himalaya. Questa per noi era una cosa, direi, irraggiungibile, ritenuta irraggiungibile a suo tempo. Ardito Desio, esploratore e geologo, progetta la spedizione. Per ottenere i finanziamenti e l'autorizzazione dovrà affrontare un percorso difficile. Sarà l'intervento personale di Alcide De Gasperi, l'uomo politico più potente dell'Italia di quegli anni, a sbloccare il permesso del governo pakistano. Il K2 è un affare di Stato. Desio ha il Karakorum nel suo curriculum. C'è già stato 25 anni prima con la spedizione guidata dal Duca di Spoleto. Ma se allora gli italiani avevano solo l'obiettivo di esplorare il territorio, ora vogliono arrivare in vetta. E nel 54, con Ardito Desio, partirà un gruppo di veri alpinisti. Era un sogno. È stata una cosa grandiosa, perché parlando di una spedizione più alta del nostro Cervino, del Monte Bianco, andare a una spedizione est europea era una cosa talmente grande e mai più pensavo a questo. Per noi sembrava una cosa come andare sulla Luna, eravamo entusiasti. Abbiamo detto dobbiamo cercare di fare qualcosa per vedere se ci vogliono, che dobbiamo andare, perché anche a piedi siamo disposti di andare. Il 15 dicembre a Milano vengono riuniti 23 scalatori scelti tra i migliori che il club alpino italiano può fornire. A tutti Desio comunica le condizioni. Niente paga, silenzio stampa, impegno e disciplina. Lui era pur piccolo e magro, ti inculcava non solo rispetto, anche quasi un terrore. Dice, io con questo qui devo andare in spedizione, chissà che sedere mi fa. Dire la verità non mi dispiaceva, perché avendo fatto 17 anni di vita militare, io sono sempre andato d'accordo. Ma noi siamo andati con delle precise responsabilità, che dovevamo andare stando sotto la disciplina del professor Desio, che era il comandante della spedizione, che andavamo a fare una cosa, non una passeggiata. Iniziano le selezioni. Metà degli alpinisti non supera le prove. Anche Riccardo Cassin, l'uomo che avrebbe dovuto guidare i rocciatori, viene lasciato a casa. Forse ha una personalità troppo forte, o forse il capo non vuole avere al suo fianco un uomo che potrebbe oscurarne la leadership. Non si è ancora partiti e già si avvertono le prime ombre. Se per il momento il conflitto è appianato, ciò che succederà in seguito scatenerà 50 anni di polemiche. Ma allora nessuno avrebbe potuto immaginarlo.
Gli scalatori continuano la preparazione con entusiasmo. Nel Karakorum dovranno affrontare condizioni ambientali sconosciute. Le altitudini vengono simulate in laboratorio, utilizzando tecnologie avveniristiche. Il massimo che il paese poteva offrire. Come sono dell'Italia, a quel momento erano molto miseri, erano molto poveri. Negli anni 50 l'Italia è appena uscita dalla ricostruzione. È un paese con 12 milioni di poveri, 100.000 emigranti ogni anno, un meridione dove metà delle case non ha acqua potabile. Non si tratta solo di dati economici, la popolazione è depressa. La democrazia parlamentare è ancora una novità per un popolo che ha appena superato il fascismo e la guerra civile. Ci vorrebbe un sogno, un grande sogno, per staccarsi di dosso il passato. Ma invece devo dire che noi eravamo un gruppo di uomini che avevamo un entusiasmo, una voglia di andare indescrivibile veramente. Eravamo degli occidentalisti, io ero soprattutto occidentalista, dei centralisti tipo Gallotti, dei dolomitisti, Eric, Abramo, Lacedelli, Florianini, ricordandolo. E tutti, uno aveva bisogno dell'altro, insomma, c'era un passaggio difficile, subentrava Lacedelli o l'Abramo, che c'era il tratto di ghiaccio, che arrivava il Rei o Compagnoni o gli specialisti, diciamo, no? Eravamo ben amalgamati. Dalle prove in laboratorio si passa agli allenamenti sul campo. In pieno inverno, a 27 gradi sotto zero, sul Cervino e sul Monte Rosa viene verificata la tenuta dei materiali. Gli alpinisti iniziano a conoscersi. Da rocciatori solitari si trasformano in un gruppo affiatato. Nel piano di Ardito Desio è chiaro che solo il lavoro di squadra può portare al successo. E nei campi invernali non si mette a punto solo l'organizzazione. Viene anche sperimentato il mezzo più importante per portare il grande sogno nel cuore degli italiani. Fin dall'inizio il cinema ha un ruolo fondamentale. Pellicole e macchine da presa sono messe alla prova da Mario Fantin. È un operatore e un uomo di montagna, un cineasta che ha un amore quasi artigiano per il documentario d'alta quota. . 20 aprile, si passa all'azione. Il primo gruppo di alpinisti parte da Ciampino, diretto a Ravalpindi. Il volo per loro è già una novità. Intanto, via mare, la nave Asia trasporta il carico pesante. 17 tonnellate di bagaglio e materiale tecnico sono accompagnate dall'allora capitano Lombardi. Il viaggio fu fatto con abbastanza interesse, perché era una delle prime volte che lasciavo l'Italia, per la verità. 12 giorni di nave erano da trascorrere il più piacevolmente possibile. E in questo non dico che ho seguito l'esempio di Fantin, che era un galletto, specialmente in una comitiva di tedesche, però io trovavo la mia occupazione a star dietro alla taratura dei miei strumenti, soprattutto i cronometri. Il Pakistan è un paese appena nato. Da 7 anni non è più colonia inglese. I suoi confini sono stati tracciati a tavolino su mappe approssimative. In cambio dell'autorizzazione, gli italiani promettono di esplorare il territorio del Karakorum. Ardito Desio coordinerà 2 spedizioni contemporaneamente, scalatori da un lato, ufficiali dell'Istituto Geografico Militare dall'altro. Le carte di cui erano fornite erano carte, almeno per quel che ho potuto vedere io, ampiamente sbagliate. Erano fatte su indicazioni che gli inglesi avevano preso per informazione dei capi villaggio. E il mio compito era quello di rilevare il bacino del ghiacciaio Kotia in Valle Stack,
il massiccio del K2 da tutti i versanti accessibili. Mentre l'aereo militare porta le casse a Skardu, oltre le prime montagne, gli alpinisti si rilassano a Ravalpindi. La metropoli era un grande hotel, era quasi come essere in Europa. Dopo il lavoro tra la polvere, l'invito in piscina è accolto a volo. Alpinisti in acqua, come marinai su un ghiacciaio. Non si può dire che Achille abbia molta confidenza col nuoto. E ne approfitta Walter per fargli un dispetto. Ma uno dei futuri vincitori del K2 ha deciso di imparare anche quest'arte. A Ravalpindi gli scalatori sembrano ragazzi strappati alla montagna e lanciati in un'avventura più grande di loro. Se all'hotel vivono una vacanza di lusso, appena escono incontrano odori, volti, lingue sconosciute. Nelle strade si trovano immersi in un Pakistan con cui comunicare a gesti. Per noi era comunque, per tutti, il primo viaggio all'estero, ed è già tanto. Tu vedi un Atlante e vedi che lì ci sono queste montagne famose, belle, difficili. E poi naturalmente tu impari a conoscere gente, non solo conoscerla come puoi conoscerla attraverso un filmato. Lì devi stare anche in tenda con lui, anche prenderti qualche pidocchio da quello lì. È il confronto con una realtà lontana e misteriosa. Skardu, ultima pista d'atterraggio prima delle montagne. Ardito Desio tenta una ricognizione aerea, ma le condizioni atmosferiche fanno perdere la rotta. Il volo sconfina in Cina e solo la fortuna permette di rientrare. Grazie alle riprese effettuate in volo, negli anni successivi i geografi riusciranno a tracciare la mappa dell'inaccessibile versante nord. Ma guardare la montagna dall'alto non basta. Per salire bisognerà procedere accompagnati da un esercito di portatori. Ora si comincia davvero. Ad ogni portatore vengono consegnate le piastrine numerate. Serviranno per riscuotere la paga. 30 rupie al giorno. Il passaggio dell'Indo è il superamento di un confine. Oltre si può contare unicamente sulle proprie forze. Le zattere sono quelle di sempre, sorrette da otri pieni d'aria capaci di squarciarsi a metà traversata. Il percorso procede tra ponti sospesi e sentieri a picco, dove ogni errore può essere pagato caro. Le immagini descrivono un mondo più vicino alle leggendarie esplorazioni dell'Ottocento che all'alpinismo di oggi. Una lenta carovana che parla lingue e dialetti incomprensibili viene tenuta assieme da uno stretto lavoro di organizzazione. Il serpentone si snoda verso il Baltoro portando tutto sulle spalle. Solo per alimentare centinaia di portatori ci vuole mezza tonnellata di farina al giorno. Ma per noi era una cosa abbastanza nuova, imponente, una vallata così lunga, un ghiacciaio che ancora non vedevamo all'inizio, tu devi guardare dei fiumi, passare delle
burroni e tutto. Poi finalmente arrivati sul ghiacciaio vedevamo che per loro, questi qui, abbiamo detto ma noi abbiamo le scarpe alte, abbiamo tutto quanto, semmai ramponi. Questi andavano in gran parte ancora scalzi. Avevano sì una suola naturale loro, crepata anche in tanti punti, ma per loro non era un problema assolutamente, né il camminare sulla ghiaia, sul pietrisco anche, né nell'acqua, niente, loro andavano. E questo naturalmente ha fatto un'impressione, perché noi abbiamo detto, ma noi come facciamo? Loro dormivano alla ghiaccio, sotto un tendone che noi utilizzavamo per riparare gli strumenti. Questo tendone si mettevano sotto, nudi come vermi, tutti abbrancati uno all'altro per farsi caldo. La mattina, un po' son pigri, bisogna svegliarli, ma quando andavo a svegliarli io pigliavo il tendone, era rigido come fosse una roba di plastica, e li scoperchiavo. E loro erano tutti così, si vestivano in fretta, si stropicciavano e ricambiavano, poverini. La piana di Scardu, l'oasi di Shigar, Dasto, Ascole, Urdukas. Il cammino procede fino ai ghiacciai. Il 13 maggio, la neve se ne va, compare il sole. Non è una buona notizia. Vuol dire scottature e un riverbero talmente forte da far perdere la vista. Ne fanno le spese i portatori. L'organizzazione non ha distribuito occhiali protettivi. I pakistani disertano. Forse una lontana maledizione vuole colpire chi procede. Una torma disordinata di Balti interrompe bruscamente il riposo degli italiani. Gli occhi bruciati dall'accecante riflesso della neve, parecchi portatori sono stati rimandati indietro dagli alpinisti partiti con loro. Pagani, il medico della spedizione, aiutato un po' da tutti, si prodiga nelle prime cure d'urgenza, complicate da estrazioni di denti guasti, continui misteriosi malanni denunciati con grugniti di dolore e gesti espressivi convulsi. Il Desio, che sapeva che la colpa era sua, ha girato questa colpa ad Angelino. Angelino, lei, se la spedizione fallisce, io la mando in Italia e lei è responsabile di tutto quanto. Non so come, c'è stato un momento di cameratismo che tutti ci siamo alzati, torniamo anche in Italia. I portatori disertano. In attesa di altri che li sostituiscano, molte casse sono lasciate nella neve. La marcia riprende con difficoltà finché finalmente si arriva a Concordia. Durante la marcia di avvicinamento, dopo 20 giorni non si vedeva ancora sto K2, finalmente un giorno arriviamo al circolo Concordia, si presenta davanti sto faro, sto cono enorme. Il K2 non si vedeva mai, pur camminando ore. Un bel momento, proprio nel caso di dire giri l'angolo, è saltato fuori tutta nella sua altezza questa montagna. Cioè, molto bella. Ai piedi del K2 nasce il campo base. Viene piantato a Concordia, un'enorme conca di ghiaccio a 4.600 metri in un paesaggio unico al mondo. Al centro di questa piazza il campo vivrà come un villaggio. Qui si preparano le retrovie per un assedio che durerà più di 2 mesi. Giorni e giorni che faranno ricordare queste tende come un grand hotel. Il massimo delle comodità è di un comfort fatto di spec, spazi comuni, sapori e momenti per sentirsi a casa. Anche se la casa, quella vera, è molto lontana. Posta!
posta ha rappresentato il cordone che ci legava ancora alla nostra terra, alla nostra patria, e quindi per noi era una cosa vitale. Ricordo di averla ricevuta, per esempio, mentre scendevo tra delle corde fisse tra un campo e l'altro, da qualcuno che stava salendo e che me la dava così, mentre con una mano tenevo la corda e con l'altra pigliavo la lettera che mi interessava. . 25 maggio, il cielo si apre, inizia la salita. La tecnica è quella dell'assedio. Si piazzerà una serie di campi collegati da corde fisse per avvicinarsi lentamente ad una meta che sembra impossibile. La comunicazione tra i campi permetterà di spostare risorse e rifornimenti. La via da seguire è lo sperone Abruzzi, individuata dalle precedenti spedizioni. Si tratta dello stesso percorso affrontato l'anno prima da un tentativo americano. Quota 5.300, primo campo. 5.600, secondo campo. Altri 700 metri, terzo campo. Quarto campo, 6.450 metri. È una piattaforma esposta al vento ai piedi di una parete rocciosa. Appena arrivati, gli alpinisti sono inchiodati da una tempesta che prende di infilata il crestone. Nevicava, poi veniva fuori un vento terribile. Quello faceva veramente paura, ma tanta paura. Ricordo il secondo campo, 6.000 metri. Siamo stati diversi giorni fermi in tenda. Sembrava di essere in un ospedale, perché facevamo dappertutto. E poi eravamo sempre in 3-4 per contare barzellette, per stare un po' allegri, ma c'era questo rumore assordante del vento che si riusciva perfino a parlare. 21 giorni vengono inghiottiti dal maltempo, mentre gli uomini che danno l'assedio al K2 si ritrovano a loro volta assediati. Poi, all'improvviso... Aveva lavorato a fare una piazzola per poter mettere una tenda, quindi con un lavoro duro di rompere ghiaccio e insomma spianare questo spazio. Ci abbiamo impiegato parecchio a piazzare, perché generalmente in 20 minuti si piazzava una tenda. Ci abbiamo messo più di 2 ore, il vento che ci portava via. Mario Pichot è morto il 21 giugno al campo 2. Per giorni la tormenta ha impedito ai compagni di riportare il suo corpo al campo base. Ma non appena la tempesta ha concesso una tregua, hanno disceso con lui il ghiacciaio vetroso che insieme avevano già superato. Era il più forte di tutti e il K2 lo ha ammazzato. Mario Pichot del Monte Bianco. Mario Pichot è stroncato improvvisamente dalla polmonite. La notizia arriva nei campi più in basso e si abbatte sul morale degli uomini. È stato un brutto colpo. Poteva pregiudicare la spedizione. I Valle d'Aosta usano che quando muore una guida di cantare a montagna in Val d'Otenc sulla tomba. L'abbiamo cantata anche noi, ma era più un pianto, che era più un lamento che un canto. Anche vedere i portatori come hanno partecipato a questo dolore era una cosa che toccava un po' tutti, e vedevi muti tutti quanti. I compagni seppelliscono Pichot vicino alla lapide lasciata in memoria di Gilkey dalla spedizione americana fallita drammaticamente l'anno prima. In quel caso, la tragedia aveva costretto ad abbandonare ormai prossimi alla vetta.
gli italiani rischiano lo stesso destino. Su tutti cala un cerchio di depressione. Finché poi, naturalmente, Daesa ha detto: figlioli, compagnoni, sarebbe di buona volontà, domani si torna su. Il gioco si fa più duro. Con difficoltà gli uomini vanno avanti, procedono in piccoli gruppi, cordate e con incarichi precisi. Alcuni piazzano una tenda più in alto, altri tornano al campo base per raccogliere indicazioni o sistemano carrucole da utilizzare per il trasporto dei materiali. Condizioni estreme mettono alla prova anche i più forti. Il film ufficiale ricorda questo momento con tono epico. Il rifornimento fra i campi continua all'estremo delle possibilità umane. Una legge antica quanto il sangue rende gli alpinisti solidali come marinai su una stessa nave. Ma giunge il momento in cui la bufera costringe gli uomini sotto le tende. Un rombo incessante, ossessivo, batte alle tempie, scardina il cervello quasi a volerlo spaccare. Noi abbiamo avuto 47 giorni di brutto su 70 giorni abbiamo avuto. È stato un calvario, se non avevamo quella grande forza di volontà. Maltempo vuol dire bufera e visibilità zero. In queste nebbie, negli anni, diversi alpinisti si sono persi e non hanno più fatto ritorno. C'era anche la paura, uno non può dire io non ho paura di niente, lì ce l'hai la paura. Quando comincia a venire sto vento, si comincia ad avere grande paura, perché è un vento terribile che ci schiaccia contro la tenda. E noi l'unica paura che noi avevamo era proprio il vento. E rimanere fermi in tenda veramente, eravamo molto preoccupati. Pensavamo tante volte che il vento magari ci porta via tenda e tutto. Ed era un continuo, diciamo, quasi fischiare di pallottole che ancora dovevi imparare a interpretare, vedere cosa la montagna fa con te, non quello che fai tu con la montagna. In mezzo alla bufera le regole del gioco cambiano. Ardito Desio, giù al campo base, può solo immaginare con difficoltà quali sono le condizioni 2000 metri più in alto. Eppure continua a comunicare con gli alpinisti tramite ordini di servizio in perfetto stile militare. Dava degli ordini anche insensati, perché per esempio c'è l'ordine numero 13, lo ricordo a memoria, che chi non obbedirà ai miei ordini sarà punito con l'arma più potente del mondo, la stampa. Non so perché li mandava a me, quasi sempre le ricevevo io. E che non sempre leggevo subito ai miei compagni, perché non erano piacevoli certi termini o certi ordini, insomma. Dal campo base è difficile dare degli ordini, perché a 5.000 metri può esserci delle condizioni di tempo, a 6.000 può esserci altre condizioni di tempo, che permettono o non permettono di lavorare, di proseguire, insomma. Mario Fantin contesta il divieto di Desio che vorrebbe tenerlo al campo base e sale a 6.500 metri. Per avere riprese più alte insegna agli alpinisti come tenere la cinepresa, come fare l'esposizione, come inserire la pellicola. Sarà la prima volta che una spedizione riprende dal vivo la presa di un 8.000. La cinepresa era talmente semplice, mi pare che erano delle pelle d'ala, ed erano, mi pare si caricavano ancora a mano, a molla, no? Ma io non sapevo niente di Fantin proprio. Solo ho letto ultimamente quanto ha fatto Fantin nel mondo, quanti libri ha scritto, quanta tecnica ha impiegato, col brutto tempo, col vento e certe scene che erano tutte dal vivo, non è che era. Salendo si incontrano i resti lasciati dagli americani. Dalle tende abbandonate spuntano corde, ramponi, marmellata.
Si entra nella zona della morte. Qui il fisico è messo a dura prova da uno stress che deforma le percezioni. Fatica, allucinazioni, condizioni estreme possono uccidere. 700 metri di corde fisse sono portati fino al settimo campo, quota 7500. Pino Gallotti scrive: per percorrere meno di 300 metri di dislivello abbiamo impiegato 5 ore. Ho sentito che la corda era tesa, mi giro e vedo Waldo Ray piegato in due, proprio inginocchiato con la testa sulla neve. E ho detto: cosa c'è, Waldo? Per me è finita, non ce la faccio più. Si è alzato, ha fatto ancora due passi, tre passi e poi è caduto di nuovo. E allora io gli ho detto: senti Waldo, scendi al settimo campo che è qua sotto, ti riposi e domani mattina magari con Bonatti venite avanti. E fa: va bene. E allora chiedo alla Cedelli, che era il primo dell'altra cordata, gli ho detto: Lino, vieni con me, voi siete in tre. E lui fa: sì, e ci siamo legati io alla Cedelli. A queste altitudini si perde il sonno, si procede con gesti automatici. Solo per infilarsi le scarpe si impiega più di mezz'ora. L'ottavo campo si trova a 7700 metri. Qui dovranno essere trasportate le bombole d'ossigeno per Compagnoni e la Cedelli, che si piazzeranno in una piccola tenda poco più in alto, al campo 9. Il giorno 30 luglio, all'ottavo campo, ci sono Compagnoni, la Cedelli, Bonatti, Abram ed io, e anche due Unza, Isakan e Madi. Quindi c'è una specie di contrasto tra noi che siamo in questo campo e le bombe di ossigeno che non sono con noi, sono sotto, sono al campo settimo. Quindi alla mattina del giorno 30, dicevo, Compagnoni e Cedelli si avviano verso l'alto e Bonatti ed io scendiamo dall'ottavo al settimo a prendere queste bombole. Walter Bonatti è il più giovane scalatore della spedizione. È un ragazzo di 24 anni. Saranno proprio lui e il portatore Madi a consegnare le bombole a Compagnoni e la Cedelli. Gli accordi sono precisi. L'appuntamento è fissato, non ci si può sbagliare. Ma ad un passo dalla vetta si sfiora una tragedia che dividerà per 50 anni l'alpinismo mondiale. Solamente che arrivati dove avevamo l'appuntamento, era presto, e mi ha piaciuto andare, di continuare ancora, perché era un molto giorno, perché andare sotto la tenda presto. E poi sopra di noi c'era una montagna di ghiaccio che sembrava che si staccasse da un momento all'altro. Era, non so come faceva a rimanere appiccicata. A un certo momento io ho insistito, lui dice: no, andiamo avanti. Ma dico: guarda che quelli poi non possono arrivare su, perché non li vediamo ancora. Mi sono lasciato convincere, dico: allora mi seguo. È una traversata molto pericolosa e difatti c'era placche, marce brutte. Siamo arrivati fuori in questa posizione che era proprio un posto infame. Dico: guarda che non va bene questo qua, io tornerei indietro a tornare a mettere la tenda laggiù, perché guarda quelli non arrivano qua. E guarda, guardiamo verso il basso, non si vedeva spuntare nessuno. Caricate le bombole in spalla, Bonatti e Madi iniziano a salire verso il punto convenuto. Ma dove dovrebbero esserci i compagni ad aspettarli, non trovano nessuno. Cala il buio sul K2. Dove siete? Anni dopo Bonatti scriverà: ed ecco, incredibile, nel profondo silenzio si accende una luce. Avete l'ossigeno? Lasciatelo lì e scendete subito. Non posso. Madi non ce la fa. Ottomilacento metri. La tormenta è in furia. La Piccozza scava con disperazione un gradino nel ghiaccio.
Bonatti e Madi si legano per non congelare e iniziano a percuotersi. Sarà una notte infinita di follia e lotta per la sopravvivenza, fino a quando, come per miracolo, gli occhi di Walter vedono il nascere di una nuova alba. Madi, con la mente ormai alterata e gli arti assiderati, fugge. Bonatti, rimasto solo, con lentezza compie il proprio dovere. Toglie la neve che si è accumulata sulle bombole e le rende visibili ai compagni. Questo bisogna dirlo, che senza il suo aiuto noi forse non saremmo mai arrivati in cima. Il Walter ha passato la notte lì su e ha dimostrato di essere ancora in pieno intelletto, anche per la questione psichica. Ha dovuto combattere la paura che aveva il Madi. Nonostante il bivacco, il Walter sarebbe riuscito ad andare in cima anche dietro i due che avevano l'ossigeno. Il Walter è andato senza ossigeno, sarebbe andato in cima tranquillamente. Lino Lacedelli sale a fatica, tre passi e si ferma. Questa sequenza e quelle che verranno, autentiche come mai altre lo furono in un film, sono state riprese di volta in volta dagli stessi alpinisti, che così hanno aggiunto un nuovo merito al loro eroismo. Strappandosi ai morsi della stanchezza, i due scalatori riescono ogni tanto a ricordarsi d'una piccola macchina d'appresa. Sul Monte Rosa, dove 50 anni prima aveva partecipato agli allenamenti invernali, Lacedelli ci racconta l'arrivo in vetta. Non era una giornata come questa, partiti la mattina, certamente arriviamo oltre il collo della bottiglia e troviamo un muro di ghiaccio molto più alto di questo, con delle candele enormi che facevano una grande pipa veramente. Perciò siamo andati cauti. Dopo il traverso, che è molto pericoloso, pieno di placche e di roccia marcia, è cominciata la parte più ripida, che si fondava fino a metà vita. Si faceva uno o due passi, poi bisognava fermarsi. E poi con 18 kg sulla schiena è una cosa bestiale camminare a quelle quote. Sembrava che al momento avessimo un peso, un blocco sopra la testa che ci schiacciava verso il basso. Ricorda Pino Gallotti nel suo diario. Ci precipitiamo a guardar fuori e non dimenticherò Vita Natural durante lo spettacolo offertoci. Sul pendio finale, di una ripidezza impressionante, scorgiamo prima uno, poi due puntini che lenti ma continui procedono nell'ascesa. Potrò vedere molte e molte cose in questa vita, ma nulla che mi possa dare un'emozione più forte. Piango in silenzio, scosso da singhiozzi da spaccare il petto. Un passo, due passi, tre passi, difficilmente siamo riusciti a farli. Sono arrivato in vetta, so che siamo arrivati, ho visto che sopra di noi non c'era più niente, ho piazzato la piccozza e ho sentito la mia faccia che era piena di ghiaccio. Ho tirato via il ghiaccio, io ho pianto di gioia, ho pianto di dolore, anche in quel momento ero, non so, io ho avuto un momento di smarrimento, di che io voglio rimanere qua, tanto la gioia di essere arrivato in cima, mi sembrava proprio che qualcuno mi dicesse: stai, rimani qua. Ma ho cercato di farmi forte, però ho avuto anch'io quell'impressione di che, ma che io rimango qua, tanto lo sanno che sono arrivato. Che l'unica cosa è che ho detto: oddio, cerca di non che i miei figli non abbiano a odiarmi, ecco, i miei figli non abbiano a odiarmi, mia moglie non abbia a odiarmi, perché questo l'ho fatto per la grande passione e perché non me la sento di ritornare da voi. Quello è stato il momento che io proprio questo dico: fammi rimanere, che è troppo bello qua. Senti proprio che il mio fisico, tanto è vero che io ho detto: adesso scendo fino vicino a quella roccia lì, perché sotto di noi c'era, andava giù così, poi c'era un roccione, scendo lì e poi dopo lì rimango.
proprio questa impressione qua di la gioia di morire. Ma il problema era scendere. Certamente l'Achille, io rimango qua. Ma no, dico Achille, dobbiamo scendere. E congelamenti, ma non pensare a quello. Lui c'è il dottore. Allora, non rimango. No, dico Achille, dobbiamo andare. Allora mettimi i guanti e li infilo, la mano destra e poi la sinistra, perché anch'io avevo 9 dita. Questo qui era tutto nero, questo era nero e l'altro era blu, lo stesso. È la radio a dare in Italia la notizia della vittoria. L'intero Parlamento applaude. Intanto, gli uomini del K2 affrontano il rientro. Sono passati più di 5 mesi dal giorno in cui sono partiti. La nave che riporta in Italia i vincitori del K2 non è attesa solo da una folla acclamante. Quello che sembra il finale di un'impresa epica diventa l'inizio di un'altra sfida. Gli uomini che hanno conquistato la vetta non sono più dei semplici alpinisti. Sono eroi nazionali e come figure pubbliche iniziano a scoprire una nuova dimensione. Tutti vogliono chiedere, tutti vogliono sapere. E loro, gli eroi di questa grande impresa, sorridono, parlano, commossi e stupiti del calore che li circonda. Il fotoreporter è una professione nuova per l'Italia degli anni 50. Il paese povero si trasforma rapidamente nel paese del rotocalco e dei primi scoop. Arrivano a Roma, dove li attende un'accoglienza trionfale, i primi alpinisti della spedizione italiana che ha piantato il tricolore sulla vetta del K2. Il primo a comparire sulla scaletta è Achille Compagnoni, uno dei due scalatori che hanno raggiunto la vetta. Appaiono poi Ubaldo Rei e Mario Fantin, che sono ricevuti come il compagno dall'ambasciatrice del Pakistan, dalla signora Desio, e sono quindi presi d'assalto dai giornalisti e dai fotoreporter. Compagnoni ha detto poche ma eccezionali parole sul K2. Non è poi tanto difficile su per giù come il Monte Bianco, soltanto è molto lungo, non finisce mai. La somma totale che ho ricavata è stata che ho percorso più di 1000 chilometri in quella spedizione. Scardu da piedi e ritorno a Scardu a piedi. Sono 135-138 giorni di camminate, in definitiva, salvo i giorni in cui per forza si stava fermi. E sono di 50.000 metri, questo grosso modo, 1000 chilometri e 50.000 metri di dislivello. Il K2 diventa la nuova passione degli italiani. Ma raggiunto il successo, le divisioni si insinuano. Le immagini di Mario Fantin vengono affidate alla regia di Marcello Baldi e trasformate in un film che avrà il merito di riempire le sale. Intanto, Compagnoni rivendica i diritti delle riprese in vetta. Desio combatte per la paternità assoluta della spedizione. Walter Bonatti aspetta un gesto di scuse da parte di chi lo ha abbandonato 500 metri sotto la vetta. La spedizione del K2 è riuscita, grazie ai due che sono arrivati insieme, però c'era una piramide che ha dato tutto e uno ha dato la vita anche, che riuscisse, per cui non c'era nemmeno tante cose. Dopo sono state, diciamo, macellate tutte le notizie e tirato fuori il sangue più brutto della cosa. Passano gli anni. Bonatti diventa un esploratore con un nuovo modo di concepire non solo la montagna, ma anche i deserti, la giungla. Le sue imprese lo rendono un punto di riferimento. Entra nella leggenda. La sua notte passata nella tormenta diventa un ricordo che la versione ufficiale vuole ignorare. Per 50 anni, una serie di mezze verità tenta di nascondere quello che viene definito un episodio secondario, capace di gettare discredito sugli eroi. Non a caso, Walter Bonatti è un testimone assente in questo film. Da tempo ha deciso di parlare del K2 solo attraverso i suoi libri. Le sue parole sono precise quando mostrano come il grande sogno nazionale si sia trasformato in una storia avvelenata.
È un alpinismo fatto da uomini di un'altra epoca, quando era ancora possibile scoprire l'avventura. Oggi il mondo è cambiato, l'alpinismo è cambiato. Sul K2 si può salire con il telefono satellitare. È diventato tutto più facilitato dall'alimentazione, dall'equipaggiamento e dall'organizzazione. Trovano l'ossigeno sparso lungo i vari campi, quindi lo possono fare senza un dispendio di energie. D'altra parte un po' di dispiacere, perché sembra messo un po' a portata di tutti qualche cosa che era così, che significava una meta da raggiungere per poche persone. Ci sono tutti: Ardito Desio, Sergio Viotto, Walter Bonatti, Enrico Abram, Pino Gallotti, Mario Fantin, Cirillo Floreanini, Ugo Angelino, Guido Pagani, Gino Soldà, Ubaldo Rei, Lino Lacedelli, Achille Compagnoni, Mario Puchot. Il K2, con le sue luci e le sue ombre, il grande sogno di uomini uniti nell'impresa e divisi dalla vittoria. A 50 anni di distanza, è ancora a tutti gli effetti una delle tante storie italiane ancora da riscrivere.